Buongiorno Mario. Buongiorno cari amici, ben ritrovati su questo canale. Come sempre Angelo alla telecamera e Mario qua a chiacchierare con voi. Ci troviamo a Sant'Antioco, nell'isola di Sant'Antioco, esattamente Capo Sperone, ancora più esattamente località Semaforo. Come vi dicevo, siamo al semaforo, poi arriviamo anche a capire che cos'è. Vi sembrerà strano, ma dietro invito di Angelo mi sono prestato a fare questo video, anche se non è prettamente tecnico elettronico, anche se io ho sempre fatto questo genere di video, ma questa volta ho voluto fare il cicerone, ripeto, dietro invito di Angelo. Però c'è anche un po' di tecnica qui, è per questo che mi sono prestato molto volentieri a fare questo, c'è molta tecnica che poi Angelo mi aiuterà a, diciamo, a sviscerare l'argomento. Dicevo, questa è la vecchia postazione del semaforo di Capo Sperone, è nata nel 1886 se non vado errato, è nata come postazione telegrafica ottica visiva, perché qua noi ci troviamo all'estremo sud geografico dell'isola di Sant'Antioco. Guardate che visione, abbiamo 270 gradi di piano orizzontale di visione, è una bellissima visione. Laggiù trovate, c'è Capo Teulada, la foschia oggi non ci aiuta, però è l'estremo sud geografico della Sardegna, ma qui non è che siamo molto più a nord, eh? Siamo quasi, quasi in linea, un po' più su. Dicevo, è nata come postazione ottico-telegrafica, perché immaginate il pericolo costituito dalle isole, per le navi in transito di notte, quando non esisteva il radar, non esisteva nulla negli anni 800, i primi del 900, ci voleva niente a causare un disastro, era pericolosissimo. Allora non esisteva la radio, il buon Guglielmo Marconi ancora non aveva inventato la radio e quindi misero questa postazione dove, perché si chiama semaforo, segnalazioni ottiche in codice Morse, quindi punti e linee ottiche. Quindi alle navi veniva dato, alle navi in transito veniva dato appunto posizione, venivano dati gli avvisi di pericolo. A quale distanza si potevano ricevere visivamente? Visivamente diciamo che si arrivava a poche miglia, 10-12 miglia, perché qua siamo a poco meno di 180 metri sul livello del mare, per cui entra in gioco poi la curvatura terrestre e pertanto l'ottica è quella, ma era già notevole la possibilità di poter essere avvertiti. Vi faccio un appunto. A me è capitato tempo fa di ascoltare il traffico navale. Una nave da crociera venne nel Golfo di Palmas a portare un infartuato a bordo, dove la guardia costiera venne a trasbordare appunto l'ammalato, e la guardia costiera disse alla nave da crociera: mi raccomando, perché arrivavano dal mare di Sardegna, arrivavano da Barcellona, erano diretti a Napoli, dovettero fare una fermata tecnica nel Golfo di Palmas, e la guardia costiera si raccomandò caldamente dicendo: e occhio all'isola della vacca, Angelo, occhio agli scogli. Grazie. E quindi dissero: occhio all'isola della vacca, passate tra la vacca e il toro, non passate tra la vacca e la terraferma, perché il fondale è pericolosissimo, è irto di scogli affioranti e di pericoli, quindi passate tra l'isola della vacca e l'isola del toro. Quindi immaginate la pericolosità, questo è avvenuto qualche anno fa, quindi immaginatevi con tutti i mezzi tecnologici, con tutta la cartografia, con tutto quello che c'è, immaginatevi, è ancora pericoloso questo tratto di mare. Quindi immaginatevi nel fine 800, inizio 900 cosa poteva essere. Quando poi nel 1914 fu installata una stazione radio, dopo che il buon Marconi inventò la radio, decisero appunto di installare l'impianto radio, sempre in radiotelegrafia. Ecco perché mi sono prestato a fare questo video. C'era sempre qualcosa. Se non c'è radio o elettronica, non c'è Mario Adamo. Quindi
Ma noi ti invitiamo proprio per questo. Per quello. Perché, beh, sarebbe ora che mi pagaste. Vabbè. Dai, vediamo alla prossima. È una cosa molto amichevole questa. E vi raccomando, seguiteci sempre perché noi vi regaliamo delle chicche, davvero delle chicche. Quindi dicevo, la postazione strategica fu appunto istituita una stazione radio molto potente, fra l'altro, molto potente, dove a Giba poi c'era un altro impianto che serviva per raccogliere i dati, che poi trasmetteva tutto a Cagliari, e quindi tutti i dati venivano poi concentrati a Cagliari e smistati, e di conseguenza tutte le informazioni date alle altre stazioni costiere. Ascolta Mario, prima di proseguire, così diamo anche un orientamento un po' geografico, sì, del sito, perché magari non l'abbiamo specificato bene. Adesso io sto inquadrando, diciamo, verso sud, quindi di fronte abbiamo le coste africane praticamente. Sì, esatto. A quanti chilometri da qui? Guarda, qui da circa 100 chilometri. Se andiamo poco a poco verso sud-ovest, sud-est, andiamo verso sud-est, andiamo sulla Tunisia. Esatto. Quindi 100 km siamo a, diciamo, le coste tunisine. Alle Galiton, esatto. Lì, la prima isola tunisina, poi a poche miglia c'è Biserta. Mentre invece se andiamo dritti, puntati a sud secco, finiamo in Algeria, e ne abbiamo già parlato. Abbiamo già parlato per quel famoso transito francese. Transito francese, vi richiamo al video della TV francese che trovate sempre su questo canale. Quindi diciamo il semaforo si affaccia verso sud. Sì, esattamente canale di Sardegna, Mar Mediterraneo, il Mar di Sardegna. Sul Mar di Sardegna. Mar di Sardegna, che è qui a ovest. Esatto. È proprio canale di Sardegna, praticamente, che è qua giù, Mar Mediterraneo, pieno Mediterraneo. Quindi transito di navi costante. Costante. Non dimentichiamo che in quegli anni la Sardegna era un grosso centro minerario, dove le navi venivano a prendere i minerali che venivano raccolti nelle miniere. Quindi c'erano le miniere dell'Iclesiente, c'era Porto Flavia. Quindi la necessità era proprio quella di coordinare e controllare il traffico navale. Questo flusso navale, sì, che era anche imponente. Era imponente, ovviamente era imponente, perché arrivavano le navi dalla Spagna, arrivavano dalla Francia, arrivavano un po' da tutte le parti, anche da oltreoceano, perché attraversavano appunto Gibilterra e venivano appunto a raccogliere, a prendere, a caricare i materiali che verranno prodotti qui nella nostra isola. Questo quindi da un punto di vista commerciale. Poi è arrivata la guerra. Quindi questo sito ha assunto un'altra funzione. Un'altra funzione strategica, perché era diventato un punto nevralgico dove venivano controllate appunto, veniva coordinato il traffico navale. Tenete conto che questa postazione ha avuto varie vicissitudini. Forse non lo sapete, ma adesso ve lo racconto. In piena prima guerra mondiale, no? Praticamente era strategica la Sardegna, perché le navi venivano proprio a prendere i materiali e portarli in penisola per la strategia di guerra, per i metalli ferrosi, non ferrosi, piombo, zinco e vari altri metalli. Praticamente cosa succedeva? Era importante il traffico navale, quindi venivano, che ci facevano i sommergibili tedeschi qui in zona? E ve lo spiego subito. Cercavano di affondare le navi che appunto portavano approvvigionamenti minerari su in penisola per fiaccare la produzione, per fare danno. Ma un'altra cosa, venivano a cercare di affondare le navi che portavano i nostri militari, i nostri demonios, che erano temutissimi nel fronte carsico, e quindi cercavano di affondare proprio le navi cariche di militari sardi, i demonios, che erano temutissimi. Gli si drizzavano i capelli quando sentivano i nostri demonios, ai quali va il nostro più grande ringraziamento e la più forte ammirazione della nostra Brigata Sassari. Quindi i sommergibili tedeschi, ecco cosa ci facevano: venivano ad affondare le navi mercantili, ma anche le navi che trasportavano i nostri militari destinati al fronte. In proposito c'è proprio un episodio specifico. Poi ci andiamo anche.
raccontiamo anche che c'era un questo sommergibile che stava seguendo un mercantile inglese che era venuto a caricare minerale. Questo mercantile si è rifugiato nel porto di Carloforte. Questo sommergibile è riuscito a entrare nel porto di Carloforte seguendo la scia di un peschereccio, di una barca da pesca, si è intrufolato e ha affondato questo bastimento. Ne è nato un combattimento cruento, perché poi l'artiglieria da Calasetta hanno cercato di rispondere al fuoco, hanno cercato di affondarlo, ma non ci sono riusciti. Praticamente è successo un casino che non finisce più. Praticamente non sono riusciti a affondarlo, non sono riusciti neanche a scalfire nulla della carena del sommergibile, però purtroppo venne colpita una casa nel fronte del porto di Carloforte e morirono due donne. E venne attribuita la colpa al sommergibile tedesco, però non si sa con precisione se è stata la nostra artiglieria o i cannoni tedeschi, però sta di fatto che due incolpevoli donne civili sono morte perché gli hanno buttato giù la casa. La verità non verrà mai a galla. Fu fatta anche una targa a ricordo in commemorazione di queste donne che furono uccise. Fu scritto: un sommergibile tedesco attaccò così, così, così. Poi, quando in Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi diventarono nostri amici in pieno fascismo, questa targa sparì, fu rimossa, ma non è mai stata rimessa. Vabbè, non entriamo in politica perché è meglio lasciar perdere. Ascolta, la postazione invece dal punto di vista tecnico, alla fine noi vediamo l'edificio, sì, in uno stato fatiscente. Sì, certo, certo. Siamo da poco, è stato anche recintato perché ormai è pericoloso anche avvicinarsi. Cosa, diciamo, qual era la presenza poi militare alla fine? Oh, in Seconda Guerra Mondiale è sempre rimasta una posizione strategica, tanto è vero che i tedeschi, che erano nostri alleati, che poi ci occuparono quando cambiammo ordine delle cose, fu installato un radar, un sistema radar chiamato Freya. A molti non dice nulla, a molti dice tanto. Un sistema radar che serviva per l'avvistamento aeronavale delle navi o eventuali aerei in avvicinamento. Stiamo parlando di che anno? Parlando del 1943-44. Quindi ancora tecnologie. Tecnologie ancora, ma abbastanza avanzate. E di tempo. Poi vi faccio un appunto sul radar. Non dimenticatevi che il radar l'ha inventato sempre il buon Marconi. E vi dico anche come adesso. Per puro caso ha inventato il radar Marconi. Poi è stato perfezionato dai tedeschi, dagli inglesi, dagli americani. Poi, se volete, questo aneddoto ve lo racconto. Certo. Quindi questo radar Freya lavorava in VHF. Lavorava dai 120 ai 200 MHz. E chiaramente più bassa era la frequenza, più era penetrativo. Scendeva fino a 120-160 km di distanza, riusciva ad anticipare l'arrivo di aerei o navi da quella distanza. Purtroppo la tecnologia quella era e non riusciva a determinare la quota dei velivoli, ma tant'è che era... Cioè determinava la distanza, però non la quota rispetto al suolo. Ma era già abbastanza, era già abbastanza, però non riusciva a determinare la quota. Mentre invece i radar inglesi più sofisticati, più piccoli, però avevano meno portate, iniziavano a identificare, a riuscire a determinare la quota dei velivoli. Ma qui non è che fosse molto importante, l'importante era trovare e scoprire l'avvicinamento per poter prepararsi al conflitto. Cosa che invece non è avvenuta nel 1918, quando il sommergibile tedesco cannoneggiò questo caseggiato dove c'era l'antenna radio. Che buttò giù, tra l'altro. Che buttò giù l'antenna, perché dopo che fece l'incursione nel porto di Carloforte, ebbe la buona pensata di venire qui e, prima di andare via, cannoneggiare la postazione radio per zittirla, per fare in modo che non desse troppe informazioni. E se andò via impunito, questo famoso sommergibile tedesco. Ecco perché sono venuto qui a raccontarvi questi aneddoti, perché c'è anche della tecnica.